Buongiorno signori! Buongiorno! Bella Usella! Mascali! E chi tu fa fa? Non ti vedo così, però! Signori, non mi permettere mai! Ma la verità, voi siete veramente una bella Usella! E tu adorando sempre più birbante! E più bellino! Allora! Mamma mi deve aver buttato tutta la roba! Sì signora! Giammia! Cosa stanno i broccoli? E broccola! E broccola! Ansalata! 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 E carciofola! E carciofola! Carciofola! E portuale! E portuale! Portuale! E melannurca! Melannurca! E le banane! Sono bello, Ma sta male di bocca ruta? Ma no, perché? No, perché quando sta male di bocca ruta, a casa mia, un medico dice sempre, dateci una pillola, una manicina, o facciamoci mangiare una bella banana. Una volta, Pascalì, oggi giorno le banane si mangiano sempre. E babbo, signorina, fa sempre frutti esotici su. Sì, sì. Pascalì, e il frate Serafello, come sta? Sì, vado, ma va bene. Sta facendo il marinaro. Ho sapito, ma torno a licenza di Natale. Ho sapito, torno pure frate mio Gennarino, che sta faticando la Germania. Ma così finalmente, ci unimo tutta la famiglia. Ma facitemi cadere un po' fuori con chi ne ha fa. Questa casa stamattina. E si capisce. Oggi arriva la signorina Elvira al viaggio di nozze. Che felicità. E che sto spiegando qua? Che ti hai sposato tu? Ma guardatelo come sognati. Ma tu devi sa che cosa che fa? Sieni, io già cucinato. Tu, pizza stamattina, fate una bella scopata. Esci da sto suono. Si vanno a fare un po' così. Si vanno a cuccare.
venire ogni tanto ci ha messo. Sì, no, chi le può sapere con me? Senti, mi preoccupa, c'ho di chi? Papà! Ah, aspetta, aspetta! Le scrive proprio quelle delicate che non dà la testa! Papà! Ah, aspetta, aspetta! E le scrive più si comodi, non le messi sì! Papà! Venite, niente! I fiori partono male, stanno da letto! Papà, là! Papà! E aspetta! Ma il signore sta aspettando! Non c'ha ragione! C'ha ragione, cucchino, da scambanera, parte rinuta! Aspetta, poi ce la giù con te! Ah, la dici da me? Che mi credeva Don Ignazio! Dopo il momento scontato, io potevo pensare a tutto io, ma poi si poteva mento di carotto. Ma insomma, dico io, lo tengo a fare su campanello! Di male faccio con il sacristano della chiesa del Carmine una bella campana fissa. Din don, din don, din don. A così qualcuno mi senta. Tu mi dà lucca, cani, ci è tutto. Mi danno sentito e scambano la rinda, sulle carte e magro. Oggi non è giornata e si mette con poltrona a fare imperatore. Ma io volevo una tazza di caffè. C'è sta la panata vuota e non si può tempo. Ma vuoi farci tu caffè? Vuoi sbagliare? Invece ci mettono lo zucchero, ci metti tutto. E non ho facito nada vo. Io amati senza caffè, mi pare che non mi fosse scedata ancora. Senta, ma hai capito che sta tornando tua figlia dal viaggio di nozze? Ma non sei neanche un po' emozionato? Uè, ma non ti sento niente? Sì. Ma sento una lampezza di stomaco. Perché non ha già avuto un caffè. Papà, non metti in mossa. Vabbè, Concè, non dare. Lo sai che facciamo? Io mo scendo e mo piglio l'indo il caffè. Ma c'è capito buona? Io mo scendo. Scendo! Che ha fatto? Se ci sono qualcuno? Uè, ma loro qua non si ragiona. Quasi è persa la copa! Come sta tornando tua figlia a viaggio di notte? E tu scendi! Ma io dicevo un minuto soltanto! No, non ci pensavo proprio! Leva della copa! Cosa faccio io a te? Ah! Carolina! Carolina! Sì! A voglia scampagna! Carolina! Scusate, signor, ho fricato perché mi credevo che era Don Ignazio che mi chiamava. Imbecille! E che Don Ignazio ha fatto il cretino della casa? Oh, e che so io? Quello l'ha detto la signora! Oh, ha detto che io sono il cretino della casa! Non, signor, c'ha giurista, non volei. Vai in cucina e la metta a fuoco. Subito! Uè, ma non esagerò, è un momento particolare, lo sai come ti rispetto e come ti faccio rispettare in questa casa. Ma guarda... Esatto, sì. Poi sapere, come pure che sta presto, a roba che ti sentiamo come prego d'ardore. O sai che quando parlo ci mettiamo sulla tenda e ti stiamo a sentire. Sì, ma io volevo... Esatto, sì. E papà, no. Io voglio essere la tua serva. Voglio essere la tua schiava, ma tu non la vuoi, ma la farisci, non schiatto un colpo! No! Io schiatto un colpo stamattina! Mamma mia! Oh, mi! Io vado a prendere per questa tena, aspetta che le capiva qua! Signor, ora c'è stato un Carlino! Ci mancava su questo, ma non ci faccio decidere che non stiamo buone, eh! E niente, no, pare brutto! Che dici oggi, padre, sì? Ma io che ne so? Ma a me che mi dimanda? Ma come che ne so? Tu sei il capo della casa, che devi avere responsabilità. Non è detto che le scuola sempre panna la colla. Che faccio? Faccio così? A me non mi sembra opportuno. E che fa? Facciamo una traslazione, ci passiamo andando in casa quando il vino torna dal viaggio di nozze. Hai ragione. È imbarazzante, ma pure la gente capire quando esce. E che fa? Torna la figlia dal viaggio di nozze e fanno trasilex spasimando in casa. Sì, hai ragione,
riesce fuori, sì. Compra che piacere, che soddisfazione. Ma vedi che figura che ci ha fatto andare a morire. Babbo, mo tu mamma nascute e lo facemmi. Che ci hanno fatto sbattare la porta a marcia? Signora rispettata! Caro Don Carlì! Un mazzo non può ascoltare mai! Che ci volete fare? Io prima lo portavo per lei, adesso lo porto per consolazione e ricordo ogni venerdì. Chi si pare che avendo lo cambusano? Ma bozza sotto! Se va sotto! Prego! Ma noi veramente stiamo andando a mangiare! Oh! Come mi dispiace! Io non voglio essere di fastidio! Ci dovete scusare! E scusate di chi? Andate! Io! Ma aspetta qua! Ubriti io non bronco fastidio! Io mi sento qua e zitto, mi raccolgo. Sono andati giù, lo so! Ma voi avete già mangiato? Io? E perché io mangio pure? Fate la cura di magra! Chi sta mangiando più? Chi sta bevendo più? Chi sta dormendo più? Quando Elvira si è sposata, l'unico conforto che vi resta è questa visita a casa vostra ogni venerdì. Spero che me lo consentirete sempre. Certamente, per noi fate parte della famiglia. E solo che non volessimo avere un castafaccio. Signora mia, ormai di Carlo Pisanelli non resta altro che questo. Guarda. La larva d'uomo che vive di disperazione di ricordi esce. Oh, papà, voi avete ragione, tutto quello che avete detto è giusto. Mamma, mi pare che state un po' esagerando. E mio figlio non vi ha voluto, questo è vero, ma non sarà la fine del mondo. Ma perché non vi ha voluto? Per colpa di questi caratteri che avete, sapete, a mia moglie e a mia figlia piacciono i caratteri allegri, i pizzi carilla. Uè, capito bene, mia figlia. Eccola a me. Donga, consideratevi fortunato. Gomma, gomma. No, dico, consideratevi fortunato, siete un bel giovane. So bello. E me, simpatico. So simpatico. Attraente, ma! So attraente! Donga, che vi devo dire che fate schifo? No, non lo dite! Ah, già lo sapete! Ma voi siete un giovane serio, con una buona posizione, sapete quanta femmina trovate! Sullo, la vista con la lasca, pensi di essere un uomo afflittivo! So afflittivo? Sì, Donga, siete afflittivo! Ma che ci volete fare? Sì, purtroppo! Sto abbacciato con destino da che sono nato. E veniteci pace con destino, faciteci pace. Donina, ci vorrebbe una cosa sola, una soltanto, una colpa qua. E buonanotte. Ah, buonanotte, veniata. Signor, che dicevo, buonanotte, cosa non c'è? Scusate, stavo solo a pensiero, ho sentito buonanotte. Capisco. Ma io parlavo di un altro modo di andare via per sempre. Ah, partita! Andata all'estero? Sì, faccio un viaggio lunghissimo. Allora fate una cosa, mandateci tante belle cartoline. Con la veduta di San Pietro sopra una nuvola. Ma che bella cosa spiritosa! Io l'ho detto che faccio avere sempre le sue notizie. Sì, signora mia, il sogno. Due maroiosa. Volata! Pigliata a mongolfiera! Ma si può sapere chi sta a domani? Non
cioè di spartire per sempre per il paradiso. Lo stiamo facendo duri, mandagiare. Ah, signora, non mi credo. E che ne sapete voi di certi stati mentali? Credetemi, dominati, torna bambini. Io non mi vergogno di confessarlo, ma addirittura scritto poesie. Veramente? Aspettate, poi non voglio passarvi un. No, 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 ma quelle sono cose private. No, 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 io mi sfoglio da un po'. No, 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 e basta. E concedetemi almeno questo sfoglio. È breve, è piccirente, è corto, è... Vabbè, dopo abbiamo capito, è corto, è la madre. Però va vita a settare. Vabbè, però facciamo presto. È corta, ma vi assicuro che fa venire freddo un po'. Un c'è proprio in cappotto. Ascoltate. Foglie di settembre, che fate? Sciu-sciu, sciu-sciu, sciu-sciu. È bella, eh? Al sospiro del vento che fa... Ma niente, è il sospiro del vento, l'ululato. Bussato, ma se vuoi. Mi cominciava a sentire malamente. Cucia, ti voglio bene, non interrompere. Andate avanti, non voi. Ah! Questa! No, era un'esclamazione, ah! E voi la facete a tradimento, uno si commuove. Andate avanti, ah! Stringe il cuore di chi non sente più questo vostro rumor. Sciu, 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 sciu. Ma forse il video ci piace nel sciu, sciu. Io sono come voi, foglie ingiallite. Voi lentamente al sol seccate, io come d'un incendio sono incenerito. Però è bella la poesia, ci sta l'incendio e arriva pure un bimbo. Ma no, signora, qua con i piedi. E di nuovo la voce del vento. Dicita, verità. Ma mio, freddo un colla! È naturale, con tutto viene cacciato di sale! Fa la voce terribile del vento che vi strappa dai rami a cento a cento. E voi, fogliette mie, cadendo giù, fate sentire di nuovo il vostro solito! Sciu-sciu! 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 Bravi, bravissimi, ma come avete fatto a indovinare? La poesia è troppo bella, è orecchiabile. Un lampo, un tuono, e viene giù la pioggia. Certo che ha chiappato, però non aiutate me. E solo, solo, ahimè, fuori la loggia, a guardare la luna me ne sto. E sento il canto triste di un uccello! È una ciucciuetta! Che può essere una ciucciuetta? E sento il canto triste di un uccello che dice a me... A rotra a me non brogna! E io ho stato forato! No, no, vi prego di non scherzare! No, la regna, ma non fondo! Che dice a me, che importa se ti bagni... Se resti fuori qui, ti sembrano tanti angeli che fanno la pipì. Oh, niente, niente, è un verso al me. Ah. È finita? No! È voi scomita al chilometro, figlio! Ah, morto! Ah, salvezza! E si sono loro! Che già fa, si incontrano? No, 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 no! Badate che se arriva gente, io non declamo più. Io mi sono aperto davanti a voi. Ma davanti agli strani mi avete scorto di far vedere che cedo a simili debolezze. Bravo, Don Gà, ma ti dove scorto? Non te la fate più! Avete ragione! Facite una cosa, venite una foto quando sta mia moglie da sola e ci è contato tutto qua. E la gente ci piace assai, e poi Signor, è Don Saverio!
Dunque, voi dovete sapere che io vivevo felicemente con mia moglie e per quasi 2 anni ho assaporato e ho goduto delle gioie del matrimonio. Fino a quando 3 mesi fa, una mattina mi sono svegliato e mi sono trovato solo dentro al letto. È vostra moglie? Scappata! Veramente! E solo dopo ho saputo con questo tale, con il suo amante, che ha preferito a me un certo Provolone. Cumma me! Bravo, bravo! Proprio cumma buia! Che? I rosoli non è di vostro gradimento? È una vera schifezza! Ma chi l'ha fatto? Mia moglie, sapete, quella di poco fa. Ecco spiegato tutto, eh? Anzi, fa schifo, però sono dieci. Qualche altro, al posto mio, avrebbe fatto uno scandalo! Un fracasso! Una tra! Che avrebbe fatto? Ma io no! Mi non mangio fatto passare! Manca paga! Mi sono venduto tutte le proprietà che tenevo a Salerno! E me ne sono andato a Roma a godermi la vita. Però così si fa. Voi siete un essere superiore. Lo so, lo so. E chissà per quanto tempo sarebbe durata ancora. Fin quando un giorno ho conosciuto un angelo che mi ha fatto perdere la testa. Ma scusate, ma allora tanto meglio. Tanto meglio! No, e no che non è tanto meglio, perché ella, saputa la mia posizione, ha detto che allora sarà mia quando io mi sarò separato legalmente da mia moglie. Capite? Io mo, per separarmi, come posso fare? Cosa devo fare? Ditemi voi, cosa devo fare io per separarmi da mia moglie? Ma io che ne saccio! Che ne saccio! E lo so io! Lo so io che cosa devo fare. Io la devo sorprendere in flagrante con il suo amante. Così potrò dire, vedete, io sono corrotto. Le prove saranno certe, inconfutabili. Certo, che se ci riuscite è proprio una bella soddisfazione. Sì, sì, avete ragione, sarebbe una grande bella soddisfazione. Io ho girato tutta Napoli per trovare, ho fatto le indagini dappertutto, niente, non mi è stato possibile di trovare il vero Provolone. Ho messo le migliori agenzie investigative, ma dico io, tu te lo devi trovare questo benedetto amante, ma trovatelo con un cognome più semplice, una cosa più facile che subito si trova sulla piazza. Adesso vi ho raccontato tutta la mia storia, non vi voglio dare più fastidio. Questa, vedete, è la mia carta da visita. Per qualsiasi avvenienza io ve la lascio. E me ne vado. Arrivederci. Un momento. Che c'è? Io non sarò il Provolone vero, ma mancano solo la pizza. Ho portato la sigaretta, ma vuoi dirò? Un'imperdonabile distrazione. Sapete, mi è capitato così, è andato a finire nella tasca. Scusate, ma... Il medico mi ha proibito di fumare. Sì, sì. Poi mi ha detto che non devo bere caffè e non devo bere liquori. Io sto attento alle prescrizioni mediche. Ma non sono accorto. Comunque grazie e arrivederci. Ma prima del tipo scusumato. A fumare, ma ha fumato 4-5 sigarette e se ne è. Ma chi cancro sarà chi? Viviamo in un mondo di pazzi. Figurato che io ci chiappato una mi ha fatto mettere una caspita di paura. Ma paura è che? E quella all'improvviso mi ha detto tenete solo questa mogliera o ne tenete un'altra? A noi che ve ne importa. Alla netta non avevo paura di tronarla.
so aria sporca. Sporca? Sono proprio il fumo nero delle ciminiere delle fabbriche. E se siete qualche amante? Sì. Ingaggio un cavalone con la mano e così va. Lo so che è una pazzia, ma voi siete un uomo di mondo e con voi vi posso aprire. E beh, tengo una mano. E non conosco un mese qua, una mostra d'arte. È una mostra d'arte? Perché quella tra le tante virtù ha pure quella di essere una brava pittrice. Ah, è pittrice! Tanto è vera, lei si è innamorata di me perché dice che io assomiglio ad un certo pittore Velasquez. Così mi chiamo, Velasquez. State attenta a sti femmina, chissà quante sonde che ci piglia. No, e che avete capito? Perché l'avete preso per un cocotti? Quella soldi non me ne chiede mai, solo ogni tanto vendere qualche quadro per ricordo, una cosa così, 4-5 mila lire. Alla faccia del sistema, che signore, signore, state volendo il sistema! Sono loro! Concetto! Concetto! Uno sai a me che arrivi alle partenze un mazzoletto in mano, mi sono mantipato. Signorina, commetta appena di fiori per la sposa mi spetta. Oh no, che struta da grande lì! Che bella signora, ben tornata! Come le mamme, ti sei fatto il giubbetto! È tuo marito! Come on!
Che è stato? Vedi, tu mi devo parlare. È successo qualcosa. Visto? Niente, niente. Ma niente che? Tu mi capisci di mo? Ma poi sei io, è meglio che me ne va, che? Siete di famiglia, a me mi serve questo moglie. E chiamo a fare una causa? Sì, così è, così è. Edoardo? Dite? Io ho voluto per mia figlia un uomo non tanto giovane, proprio perché avesse esperienza. Poi come si dice, l'uomo che ha corso la cavallina prima del matrimonio è il miglior marito, sino che la canna fatto prima. Offannaro. Ma ricordate, ma non siete prima partite. Io vi affido mia figlia, quella è cresciuta in casa, non ha esperienza, ve l'affido a voi, ma ricordate. E come no? Ma perché gli ha fatto quattro brutalità? Ma quale brutalità? È stato delicata, è fin troppo delicata. Il matrimonio non è stato consumato. Vuoi essere di carattere, Palomma? E che c'entri io? Il leis va da Palomma! E tu sei da posto di padre e padre! Edoardo! Edoardo, tu ci devi raccontare qual è questo problema. Se ci devi confessare qualcosa. Confessalo adesso. Ma che mi devo confessare, donna Concia? Io, modestamente, sono un uomo con tutti gli attributi e le facoltà, fisiche e morali. Ah, se tu ti fai capire? Ho sentito. E chiedi chi le prove. E come mo prova, ne Concia? Aspetta. Adesso vi parlerò con lealtà e vi racconterò tutte cose. Quando vi chiesi la mano di vostra figlia, io le volevo bene, così come le voglio bene pure adesso. Buio, maristava, semisedimba. È giusto per conoscere i caratteri. Cosa che non potettimo fare, perché io dopo la settimana veniva e ci stivo per sempre buio presente come una carabinera. Così capirete come abbiamo passato i 6 mesi di fidanzamento. Finalmente arriviamo al matrimonio, viaggio di nozze, arriviamo alla stazione e prendiamo posto in uno scompartimento dove non ci stava nessuno, solo noi. E solo noi! Che principio eravamo due statue di sale, capirete, per la prima volta da soli, ma poi... vedendo mia moglie. Così bella. Così attraente. Così. E vabbè, tu abbiamo capito. Non potetti fare a meno di darle un bacio. E vabbè, ma questo è naturale, pure noi la prima. Rettimo fuoco a miccia. La testa cominciò a girare. E a così. C'è rettimo. Nato. Lei. Mi sposa, già così. No! No! Ehi, no! Qualche abbraccio, qualche stringimento. Insomma, ci scordava che stavamo rindo tre. Tutto andava a gonfie vele quando all'improvviso sarà la porta lo scompartimento e sente una voce che dice: signori, biglietti! Ah, ero contro l'ora. Ma io non me l'aspettavo a quel momento. Ci chiese i biglietti, ci facette il perdono e se ne andò. Fu una specie di shock, un fatto nervoso, un trauma. Ma guarda un po' con la natura, signori biglietti, è blocco.
fanciulletta. A me invece sì. Tubercolosi! E' morito la roba buttata!
semmai partite tra sei giorni. E perché? È successo qualcosa? Fino a non è successo ancora niente. Sì, tra tre giorni non succede ancora niente e il vira potrebbe essere vostra. Signore, ma voi che dicite? Voi mi aprite le porte del paradiso, la botola dell'inferno. Insomma, io o saio giro o sprofondo sottoterra. O vacca, o manicomia. La terza ipotesi è la più vera. Tanto si fisaccia della cattica. Edoardo non è il marito che ci aspettavamo noi. Ci ha delusi. Davvero? Tenete presente. Che mentre sta baciando mia figlia, se sente, signori, biglietti, sallo freddo, treno sanzone, non fa niente più. Vabbè, ma quella è una suggestione, un'impressione, sono cose che passano. Ma che mascalzone! Aveva il sacrosanto dovere di informarvi di questo difetto. Io no, io nemmeno si sentesse, si salvi chi può, faccia una cosa del genere. Chi stiamo? Come? Ma dacci un'impressione, passa! Ma quale impressione? Stanno che stavano nello scombattimento, che si stavano baciando e tra suo contro loro ha detto signori il biglietto e da quel momento è il marito solo per finto. Ma come vi ne brutto qui? Ogni secondo questo può scendere. No! Babbo, mamma non facciamo così da gente che passa. Che se sto contento fa mattina da volta. Insomma, se non ho capito male, il matrimonio non è stato consumato? Niente, avete capito bene, il matrimonio non è stato consumato. E ma chi si quando lì non mi dispone? Adesso io sono una mamma che è pure la felicità di sua figlia. Io ho da tre giorni di tempo, se in questi tre giorni si scorda il biglietto, va bene, se no il vino sarà buono. Signore, passava male, io, tre giorni di tempo, ecco, che è stato allora. Va bene, tre giorni, e io aspetterò, sono nelle mani della provvidenza, sciù! Ma tu secondo me si pazzo! Ma come si deve regolare una donna in queste situazioni? Queste sono cose che ti dovresti vedere tu. Ma tu fai l'imperatore un capotrone! Ma se non mi fai dicere una prenzia le parole! Devo parlare tutto! Se combattere, io me ne vado perché ci faccio un pochino tardi! Scusate, vabbè, diciamoci un po' di voi, sapete cos'è che adesso tutti quelli che è successo? La cena è passata, che non si è chiuso il stomaco. Mi capisco, con tutte strutture. Certo, ma facciamo una cosa, andiamo a salutare il Viruccia e ci andiamo a cucare. Ma io veramente tengo fame, voglio mangiare. Voglio mangiare, ma voi capite quelli che è successo, voglio mangiare. Ma quando mangiamo da cucca tu sei a me? Dobbiamo allungare le notti, accorciare i giorni, in questi tre giorni. E abbiamo fatto questa giornata. Sì, perché succede quella cosa. Vieni, sono tre giorni da luce. Maronna, un top passarsi tre giorni. Andiamo dai luce. E non può. Tu che hai fatto, posso fare le cose. Io poi vi volevo parlare, no? Ma davanti a vostra moglie mi pareva un pochino brutto. Vi volevo dire che voi mostrate un po' nervoso e questo è apprensivo, però quello che è capitato a voi può capitare a chiunque. Io stesso fui vittima di fatti che este. Voi? Sì, proprio io. Filomena, buon'anima di mia moglie, ha conosciuto le gioie, i piaceri matrimoniali, ma solo due mesi dopo sposati. Pure voi ho fatto la foto, lo rifarò io. No. Ma lo scherzo che mi facette non la miscia. Ma mi ho detto l'anno scorso, andrete per strano la stanzilietta, non succede e le sette ancora! Non succede tanto! Sì, che io c'ho picciarella. Proprio mentre stavo abbracciando a Filomena, voi mi capite? Chi no! Ci mette a tagliare una brutta maniera!
quale? Immaginatevi la sorpresa mia e la paura di Filomena. Io non ero più io, bloccato. Bloccato completamente. E poi come facisto? Mi salvo un medico. Sapete che mi consigliò? Mi dicetta... Sapeva da qualche cocotta. Okay. Ma sì, qualche donnina allegra. Certe malattie sono loro in forno guarì. Anne tua, chi aveva ragione? Se tu vai da donnina non mi fai cettata la mia e me la fai un blocca. Ma tu non mi hai fatto un'idea? Io perciò me l'ho detto. Aspettate, ti voglio dare io stesso l'indirizzo. Ma quello mi ha dato 3 giorni di tempo! Ce la fate in 3 giorni, che avete fatto? Palazzo e casa! Auguri a figli maschi, compa! Auguri! È peggio, dopo mettere un capo che si ha lavorato non esce a bollere i macaroni non può andare a portare e si fanno malamente. Siamo già occupati, siamo belli. Thank you.
Io non devo più, io devo vincere questo complesso. Io voglio rimanere qua. Qua mi sembra di stare sui sedili del treno. Facciamoci come allora. Io non ho paura del controllore. Io me ne frego di tutti i controllori del mondo. Io ti bacio, ti bacio, ti bacio. Signori biglietti! Sei pronto? O vogliamo cominciare? Aspetta che mi metto in posa. Ricordati,
che se bussano la porta, devi scappare per di qua, eh? È tuo marito? Ma sì, qua non mi cerca per tutta Napoli. Spera di trovarmi in fragrante, con una amante, per ottenere la separazione legale e poi magari il divorzio. E non lo avrà, eh? E non lo Ma Napoli è così grande, e figurati chi dovrà sbattere le corna proprio qua. Mi cerca? Me l'hai fatto capire proprio tu che ho raccontato quella strana visita. E se lo sapevo, non do conto, voi. Ma sei sicuro che si tratta di tuo marito? Gna gna, ha detto il capitano Mitraglia? Sì, lo sì. E allora se lui è Mitraglia, io sono... Ah, mitragliatrice! Sua moglie. E pensare che quel povero uomo sta girando tutta Napoli in cerca del provolone vero e a me mi ha scambiato la vera. Perché c'è cavallo? Per un altro provolone. Sì, sì, va bene. E dai, su, mettiti in posa. E ricorda. Austero. Imponente. Ricordati che sei un imperatore romano. Buona così! No, ma cosa mi convegni? Ma cosa ti dico sempre io? Ah, su, va là, così! Oh! E poi lo sguardo, più cattivo! Nerone era malvagio! Ho capito! Adesso faccio lo sguardo! Ma gnagnai, cosa fai? E tu così mi sembri uno che va di pazzo! Tutto! Più minaccioso! Con il sorriso! Da tigre! Ah! 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 Tu mi prendi le nascondere le crumatine, ma quanta cosa mi vuoi fare? No, ma che vuoi? Io sono un artista! Questo è il cuore! Il rante! E ce lo lasciamo! Anche se va bene così commerciali, senza un po' di soddisfazione, ma non riesco a fare mica! E comunque, gnagna, se ti sei qui di farmi la modella, me lo puoi anche dire! Ma te l'ho già detto che a me con te non mi secca di fare niente. Io quando vengo qua mi sento un altro uomo. Allora, mettiti in pace. Io per me questa è un'emozione. A casa mia è come se fosse una cerata. E se scapolo, figuriamoci se ti sposavi. Cioè, sono scapolo. Però vivo con una zia, è una brava donna. Ma di carattere troppo autorità. E non mi fa contare niente, non mi fa dire niente, non mi fa muovere. Io poi faccio l'imperatore romano. Che posso fare quello che voglio. Sì, ma non ti muore. Ma posso dire quello che voglio io. Sì, ma non parlare. Ma mi sento libero, padrone, felice. Scappo! Vado passato! Aspetta! Scappa, padrone, fai presto! Potrebbe essere lui! È arrivata la rivolta dei pretoriani! L'imperatore se ne scappa! Oh, mamma! Signore! Fuori un signore che non mi ha voluto dire chi è! Dice che gli ha parlato di lui, Don Saverio Scognamiglio, e che voi già sapete perché viene! Oh mamma, e proprio adesso mi doveva capitare questo che io sono Nerone là dentro! Signore, statevi attenta che fate entrare in casa! Io sto leggendo il giornale, mi azzilliscono le carni! La polizia va a cercarne ancora che gli castrafuga la signora che ha le colpa! Vai su, muoviti! Vado! Che noia! Signori, biglietti! Capisco benissimo
di scappare. L'incognito. Sì, sì, sì. Io voglio osservare l'incognito. Venga, avanti. Si accomodi. Bisogna fare presto, presto. Ma presto, presto. E come faccio? Ma cosa capito? Io dicevo le precedizioni, un po' di precisione. Poi ci si saluta e ci si incontra un'altra volta. Un'altra volta? Scemo, io non lo aspettavo mica adesso. Ma tanto la rimettete alle 10. Ma alle 10 della sera. E comunque non si preoccupi. Don Saverio vi ha parlato molto, diciamo, del suo esaurimento nervoso. Sì, è quello, oppure lui è stato vittima di una cosa del genere. Non so se gli ha raccontato il fatto del ciucciarello sardagnolo. E come no? E sa chi può guarirlo? No. Mia madre. Ah, allora è un fatto ereditario, siete di famiglia. E vedrà. Lascia prendere dal suo confesso. Stia tranquillo, ci so fare. È figlia d'arte. Io mi chiamo Suzè. Oh, che bel nome. E tu? Ah no, aspetta, non me lo dire. Non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Ti chiamerò... Scozzese! Ecco, scozzese! Scozzese! E perché da scozzese che ti farò il tratto? La mia fantasia ti ha visto così. Ma quale ritratto? Io sono venuto per il blocco! Oh, ma come non lo sai? Io sono una pittrice! Ma per chi mi hai preso? Per una donna di faccia e costumi? Io ho solo pochi amici. Degli amici, vabbè. È tutto un fatto di amicizia. Appena ricevo un uomo in casa, gli faccio un ritratto. Cioè, è un fatto artistico, spirituale. Ma non mi mannatevi. E quell'atmosfera. Poi, qualche volta può nascere un'amicizia, una tensione reciproca. Ma io volevo dire... Ah, oh, per carità, non ho soldi! Non bestemmiare! No, io volevo dire che sono venuto per il blocco! Ah, qualche cisti? Ma la fai il capone, sai? Perché mi hai preso per una dannaccia! La moralità innanzitutto! Io prima di tutto difendo solo uomini scandali! Perché poi non voglio scandali, Non voglio avere problemi mica con donine sposate che non capiscono male, dei nipoti che stericano, no, per carità! Tu sei scapolo? Sì, scapolettimo! Eh già, quanto complesso come ti sposavi. Ma non ti preoccupare, a meno che tu non sia del tutto inguaribile, io ti salverò. Ma tu parli sempre al futuro! Io devo risolvere subito! Oh, ancora che parli di soldi! Ma ci sto parlando di soldi! Io ho capito, tu soldi non ne vuoi e stai pur certa che io non te ne do mai! Ma io volevo dire! Naturalmente! Poi ti venderò il quadro che avrò fatto per te e tu lo terrai per ricordo. Ah, il quadro? Ma sì, ma mica per il valore vero, eh? Altrimenti dovresti venire con una barca di soldi. No, te lo venderò per sole 5.000 lire! Allora vorrà la carocchio! Ah, oh, mi fa piacere che sei d'accordo. E ricordo che ti chiamerò sempre con il nome del ritratto che ti fai. Tu per me sarai scozzese. Il signor scozzese. E allora, ci vediamo in modo che ci potrà scendere. E vedrai che la Scozia ti piacerà. Domani, alle 5 della sera. Ma io non posso aspettare. È quello che sto cercando di dirti da 2 ore. Andare agli Scozzi e tornare a Napoli entro tutta questa giornata a mezzanotte.
te, Fobis, mangiare una cosa. Va bene adesso. Zezè. Zezè. Va benissimo. Zezè. Io sono già guarito. Zezè, facciamo una cosa. Il ritratto lo facciamo dopo. Partiamo, andiamo in Scozia. Vieni, vieni. La Scozia è bella. Io mi sento già sul direttissimo. Contro! Oh, ma non lo contro! Sto nelle tue mani! Marietta!
poco di distensione. Lo scozzese sta buono! Oh, benissimo! Ma oh, benissimo! E perché ci stavo su da così non lo faccio? Scegli, scegli, scegli. C'è? Caune? Ma sì! Aspetta, scozzese! Maretta, vieni qua! No, 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 no! Vieni qua! No! Muoviti! Vai di là, e portagli i vestiti, mi raccomando, entra dall'altra porta. Vado! Io ti devo dire una cosa, io vestito così, mi sento peggio di prima, mi devo di essere una femmina. Oh, ma che femmina! Ma non lo so, gli uomini scozzesi sono fra i più terribili del mondo. Sarò! Ma ho messo cunnellino, è deprimente! Oh! E le mani stai buono! E carica raspa la porta! Sette! Aspetta! Cosa va d'ordine? Sette! 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 Ma ti chi si sta?
cuccia e mi ha fatto la cioccolata. Ma te che la cameriera faccia a me che la piccina, che sei bobo? Bella pensata! Se potesse fangucciare Edoardo può strangolare la folla! Ma va che sono petacchia, vai carabinieri! Don Henry, che state pensando, che ho caduto in giuccia? No, donna Cocè, restate qui! Chi si bomba? Caduto in giuccia tutta volta! Bravo, restate qui di sentinella! Io va che subito a fare lo servizio e poi torno a casa! Lasciate fare a me, donna Cocè, lasciate fare a me! Mario Cavaradossi, avete un'ora di tempo, su su, la Tosca. Buoni per sempre il mio sussù d'amore. Povera figlia, mi discanzo le lingue e ne appoggio i Il disgraziato è lui e sappia che la moglie non...
diamo una bambina. Ma se che non te no biglietta! Ma no, io dico lei! Insomma tu! Hai avuto una bambina con lui! Io, Eva, che fosse pazzo! Che casotto! Signora, io non so esattamente lei a cosa mire, ma le dico chiaro e tondo che io non concederò mai il divorzio. Lei, mio marito, non lo avrà mai! Datemi una mano! Vostro marito, mariosa! Ma io lo conosco! Ma io volo! Ma allora che cosa cerca? Io parlo di un disgraziato che si è preso mia figlia e l'ha distrutta. E chi è? Uno che l'ha sedotta e non la vuole sposare. No, uno che l'ha sposata e non la vuole sedere. Ma mamma! Mia figlia era un bocciolo, un bocciolo. E adesso? È rimasto un bocciolo, questo è buono! E io e tutto questo che cosa c'entro? Mi hanno detto che il mio genio sta qua sopra. Oh, signora, ma qui c'è un equivoco terribile. Io le chiedo scusa per tutte le cose brutte che le ho detto prima. Ma le assicuro che qui il suo genero non ci sta. Vabbè. Ma venga, venga pure. Ora le faccio vedere. Venga, Simone. Sì. E come me ne va che dentro cazzo? Signore! Signore! Sì, sì, sì! Dico a lei, dico a lei! Per favore, fatelo per carità! Salite! Sfondate la porta e entrate! Sono in casa! Mi sto vedendo la paralisi! Fatelo per carità! Fallete! Fallete! Primo piano! Porta a sinistra! No, ci vorrebbe un mezzo di convinzione! Con la gentilezza! Delle cose! Con i soldi! Non credere! Con la forza! Alla genuvaliatone! La vittò! La testa la vittò! E la pippa! Parè, 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 parè! È arrivata la cavalleria! Ma non è tu! Senza parola di ghiaccio! Ammesso, ammesso! Levatevi un cazzone, datemi! Ma che siete pazzi? Come mettermi questo? Mi avete fatto salire qua sopra! Appunto! E signorti! Levatevi un cazzone, datemi la chiave, sparo! Ma è assurdo tutto questo! Già, diamo! Ho il cantone! Ho la vita! Oddio mio! Io questo me la ricorderò per tutta la vita! Eppure io! Forte, forte! Levatevi un cazzone! Facci da presto! Facci da presto! Io sparo! Un momento! Ma che è facile! Alza la vocazione alla culla che si fa da un momento! Non sparate! Calmo! Facci da un presto! Un momento! Facci da un presto! Ecco qua! Tenete le mani in alto! Sempre! Non vi muovete! Non vi muovete o vi sparo! Non vi muovete o vi sparo! Ma non mi prendete per un ladro! No! Ma io sono una persona per bene! Dove lo faccio ricapitare voi? Io sono l'albergo Stellatore! Come mi chiamate? Baldassare Mitraglia! Io suocero! Signore! Hai visto se ti usare il... Signore! Ho morito! La parola! E che fate con le... No. E voi che fate spogliato così? E niente! E sono fattere! Vieni, vieni! Ma Valù, venite un momento qua! E stato qui! Ma che brutto! Ma Valù! Ma voi che ti fanno loro? A me! E giù il calzone! Che volete fare? Ma no, giù il calzone! Ma ci va! No, ma carità! Non facito malamente! Ma vado giù il calzone a vispare! Voi avete ragione! Ma questa è una vendetta ignobile! Ma l'ho fatta a me e io la faccio a voi! E l'hanno fatta a voi, ma io che c'entro! Ma no, mi serve il vostro calzone! Mi braccia in cenna!
cacca e non me ne posso andare così. Ah, mi sembra un casone. Ma poi come me ne scelgo senza pantalone? Cavalone, hai il calzone, a spalle. No, no, per carità, un momento. Già, veloce. E se ci mancasso io a morire per un casone? E facciamo questo. E non voglio girare un culo a volo. Veloce, cavalone. Aspettate, un momento. Chi sei in condizione? Ah! E datemi la mano! E mandami la mano! Oh! E chiami! Ecco qua! Grazie! Ve lo faccio arrivare a casa vostra, nuovo quando prima possibile! Voi non vi preoccupate! Ecco qua! Ha visto! Ha visto per come dicevo io! Qui non c'è nessuno! Mia moglie! Io chiedo scusa per questo, qua, si mortifica. Zezze! Tu? Qui? E chi ti ha fatto entrare? Signore, io ti ringrazio! Io lo stavo cercando da tanto tempo e l'ho trovata per puro caso, grazie! Ah, lo vedi? Lo vedi, adesso non puoi negare di avere un amante! Ho le prove! Che ne trovi in dove sono? Signore, io vi ringrazio! Potete uscire! Il pantalone non mi serve più! Ve lo regalo! Perché mi avete fatto un favore enorme! E Conte, ci rivedremo in tribunale! Bandracca! È troppo largo e curto! E come muove! Grandissimo sporca! Porca! L'unito verme! Erme! Ah, perciò non succedeva niente con mia figlia! A te ti piaceva sia verme! Signora Maria! Tanto zitta! E non fa parrette come dite chi ne casseggi con te! Mi avevi detto che il mio genio non ci stava qua solo! E questo chi è? Ma io, signora, sono qua sopra per farmi un ritratto! Cagona! E quando è bella! Don Limoncina! Guardate, guardate! Quando uno sta combinato in questa maniera, non si sposa. Signora, le garantisco che quest'uomo si trova qui proprio per un ritratto. Guardi, guardi. Signora, le garantisco che quest'uomo è sano e virile. Aspetta, te lo faccio uguale. Aspetta, adesso ti scelgo io. Signora, quest'uomo non è il mio ma... Le vuole una prova? Sì, no. Sì. Ebbene, io un amante ce l'ho. E sta in questa casa. Le pare che io lo avrei tradito mentre si trovava qui? No. Non mi crede? No. Ebbene, allora... Io per salvare la pace di una famiglia e che lo presento. Adesso mi presento il mio amante, l'unico, il vero, il sole. Nerone! A Neroncino mio! Vieni fuori, tesoruccio, il pericolo è passato! Senza! Imperatore, e chi è? O principe ereditario? Questo è un
mascalzone delinquente! E io che ciò sto qua su! Per lui! Per te! Ti ho sorvegliato! Ti ho pedinato! Grandissimo mascalzone! Che inganni mia figlia! Figlia! Io stavo là nascosto, aspettando il momento opportuno per intervenire! Vive! Poi ti aggrediva e ti faceva una faccia di schiaffi così! Ah, oh, sì! Sta zitto, mascalzone! Questo è mascalzone! Ignazio! Questo è il delinquente! Ignazio! Il tesoro! Uscite rifodiente tutto dentro! Ma aspetta! Ma zitto! Sì, ma guarda! Zitto! Sì, che non mi facevo parlare anche a me, facciamo fa parlare anche a me qua! Mi guarda tutto e dove? E mi viene la giagnola! Tu stai da zitta! Ma tu quannullamente di matrimoni! Io devo fare annullamento della vita! Io già c'era! E a te? A te che tu faccia? Che tu faccia? Si deve in niema sola! Non ho fatto niente! T'accira! Va con galera! Ti caccio la casa, viene a Dumessalina a fare l'imperatore scia! Che tu faccia? E che tu faccio, povera donna sola? Fragile, senti me! Muoviti, signora! Avete ragione! Ma voi non dovete piangere! Certo, sì! A voi proprio non ci ridate, non ti parlo tanto! Io, povera donna, sono senza nessuno! Che tu faccio? Che tu faccio? Ah, basta, non c'è! Ah! E ora mi sono stancato! Ah, no! In casa mia tu non la picchi, eh? Ma qua picchia e picchia, tu non la conosci! Non c'è? Sta zitto! Non c'è? Non ti voglio sempre! Ma fammi dicere la parola! Non ti sento, ci può la terra! E mo' da fuoco, Arriva, no! E ti sono zitto, in nome della legge! Oh, sono lui! È lo strangolatore, vuole! Un caffè e non piangete, se non mi facete dispiacere.
Donna Elvira, ma perché piangete? Io piango perché mi fa male la testa, ecco. E poi non so che pensare. Mia madre è uscita e non è tornato più. Mio marito è uscito e non è tornato più. Mio papà è uscito e non è tornato più. Né, ma io che devo pensare? Ma pensate a me. E così ci facciamo quattro risate. E che fa fatto, Crucerella? Volevo riuscire, scusate. Voi si dà questi spazi, usa. Mamma mia, come sta brutto, Donna Concetta. E che lo sai che è Donna Concetta? Dalla bussata, quando è così arraggiosa è sempre lei. Mamma mia, oggi sta faccio la solita. E mo sienta. Ah, voi state qua? Sì, vi ho preceduta, vi stavo aspettando. Mamma, ma dove sei stata tutto questo tempo? A caccia! A caccia! Oggi mi ha due riccioli che non fa. Oh, palumba, io lo palumbietta! Ma dimmi, non so come finire! Elvira, tuo marito è un sozzoso e tuo padre è un sozzoso. Ma che c'entra, Don Ignazio? Sei un terzo sozzoso, tutto e tre. Ma chi è questo? È una burra! Ah! È una cocotta! Oddio, mamma! Ma che marito mi avete dato? Uno che mi ha detto cocotta! Sì, non mi ha saputo guardare manchiglia! Pure tuo padre va con le cocotta! Ha già fatto chi suoi! C'è stava pure! Ho provo l'otto! Ma adesso come mi devo comportare? Da signora, in questa situazione le donne si comportano con classe. Niente frizza, niente bestemmie e niente scenate. Signore, Don Ignazio sta salendo bubù. Addosso! Don Ignazio sta salendo a piezza buio. Basta taglio sangano. Poca vedici scemponosa. Hai visto, mamma? Ti devi comportare con tranquillità, calma, perché il maggior disprezzo è la non curanza. È vero, Don Carli? Non ti curare di loro, ma guarda e passa! Su, su! Dante, Alighieri. Ecco, fai come Alighieri. Non ti curare di loro, ma sputa e passa. Ma Don Ignazio non è venuto? Chi lo sa quando venne Don Ignazio? Ma perché è successo qualcosa? Ci ho fatto arrostare tutte e due. Sì, signora, già ringraziamo, non ne vorrei. Che fatta roba i carabinieri al momento giusto, perché cercava una notizia che aveva strafugata la vecchia. E poi tanto rito mi è fatto venire un lume vicino. Ecco, questo è il suo mando, è il suo complice. Mio marito! Certo, se ho prima come se avevo subito ci faceva pure il gasto. Ma perché? Come stava vestito? Già fanno muta maronne con bei che fatta arrivare i carabinieri in quel momento. Ha già fatto. Donna Concetta, non lo dite a nessuno, ma la Madonna di Pompei sono io. Aspettiamo la Pompei. Lo San Francisco. Quella statua c'è, ma la sentite pure. Voglio dire che sono stato io a chiamare i carabinieri. Io ho telefonato in caserma per dire che lo strangolatore folle stava là. Ah, buia! Io! Ah, voi parite muscio, muscio! Ma siete un po' disgraziate! Ma io volevo fangucciare Edward e non sapevo che abbiamo pure a Don Ignazio! Non vi preoccupate! A me mi dispiace solo che rilasciano! Ma meno male che rilasciano, meno male! Mamma, per si possa riparare un guaio che ha già fatto a Don Ignazio! Meno male che rilasciano dalla concetta mia! Quello Don Ignazio è innocente! Sì, mo riuscito come dite pure che stava là dopo per pigliare Edoardo. Io credo che a mammocco. Ma sì, ma era tutto concordato. Io lo sapevo. Vedete, il povero Ignazio si trova lì per sorvegliare lo sciagurato. Ma si stesse Zezze, mi ha detto che erissi il suo manda e lo indicavo vestito da Nerone. Certo. Quello per salvare Edoardo è menata a curata un golla Don Ignazio. Ma voi sapete che le femmine hanno una presenza di spirito, una prontezza di riflessi e una faccia tosta che non si può immaginare. Già, il mamma crede. Ma mi dovete credere, Donna Concetta!
qui, se c'è un solo colpevole, quello è vostro genero. Ed io, qualora Elvira non si convincesse, ho con me la prova sicura del suo tradimento. Ecco lei. Aspettate. Orcazzone, casa è lavata in casa di quella cacca! Bravi, non c'è avanzato! Ah, ma voi siete proprio un grand'uomo! Grazie, grazie! Vedete, io non ho detto ancora nulla a Don Elvira, ho aspettato prima di dirlo a voi. Vedete che compiutezza! Vedete che precisione! Vedete che delicatezza! Ha già visto! Donna Concetta, noi la causa di separazione la vinciamo! Ah, non c'è. Sì, lasciate fare a me, Don Concetto. Io vedo tutto rosa. Il mondo è bello e santo è l'avvenir. Sciù, Giosuè Carducci. Oh, Milona, Carignate, ha buttato moscia moscia. Io devo stare calmo. Devo stare calmo, Don Carlino. E certo, Don Concetta. Ricordate che l'ira è uno stato di pazzia momentanea. Ma voi però state andando nei pasturgi, ogni tanto facci tu che ne fa. Devo stare calmo, però ci voglio per la turca cosa fare. No! Che non so meglio! Ecco, chiariti che donne ignate. Io che mi è fatta a bussate tremolanti quando il signore si mette a spur. Come facevo c'è anche un po'. Sta rindo. Qui mi è arrivato bello bello. Chi lo sta in goppo dei carabinieri? Goppa di carabinieri? E che ha fatto? Ha già fatto questa perché l'ho trovata a casa della sua mamma, una certa Zezzetta. Ma voi che decide? Avete fatto chi sto vuole? Chi le stava la goppa per sciambegliare Eduardo? Si stava vestita come a Nerone! A Nerone, sì, ma perché è andato là? Con la scusa di farci un risalto perché la signorina è pisa. Ma povero, compare mio, coppa di carabiniere per causa mia! Per causa vostra? Sì, perché ce l'ho consigliato io! Mamma mia, allora chi ti diceva vero? Certo, io ve lo posso assicurare! Ma no, ne ha ci fa tutti che io? Ma io ve l'ho detto! Ma potevo avvisare prima! Mamma mia! Allora chi le vuole? Alla ragione si va a ferrare in no, non vi preoccupate! E mo ci metto in giro voi a mangiare! E la facciamo per durare! Ma non è un bene! Perché mi ha mandato proprio qua che il rendo? Ah, ma non faccio più giù! Mi faccio più giù! Ha ha ha!
io perché sono poco scema. Ha già da far scendere. Sono mio. Se potessi droga, sono mio. Andandori da Padova, tu che sei il protettore degli agenti sbarriti. Sono droga, sono mio. Ma che mio! Don Antonio! Grazie! Grazie, Don Antonio! Grazie! Prego. E mo chi sarà? E mi dica come che cagnare in duce a te! Aspettate! Mi devo annunciare! Non posso fare sì e zitto! Non serve! Io non devo incontrare il tuo padrone! Questi sono i suoi pantaloni! Tieni, tagliali! Se non ci riesco, l'avvocato ha detto che non passa per dimostrare che sono cornuto, ma tanto io la causa di separazione la faccio lo stesso. Scusate, ma che state dicendo? Niente, è un fatto loro mio. Tu, a chi vuoi bene di più? Al padrone o alla padrona? All'uscire tutte e due. Ma non lo sai niente, tu sei donna e sicuramente sarai solidale con la tua padrona. Sei solidale? Insomma, se il tuo padrone tradisce la moglie, tu con chi vai? Con la moglie, con la moglie! Brava! Benissimo! E allora di' alla tua padrona che in questi pantaloni c'è una lettera diretta al marito che la interessa! Così scoppia lo scandalo e scatta la trappola! Arrivederci, bellina! T'hai visto la gobba, la c'era venendo giù! Allora tu faccio lì! E poi chiedevi scusa al cadavere mio! Signore, va che sta fanno ammasciare! Aspetta, dopo, aspetta! Prima fa tanta muina, si riflette, si discute, si ragiona! Signore! E aspetta, non interrompere quando lo va! Ma lo può fare, ormai c'è chiarito tutte cose, e non ne parliamo più! Io non ho sapito, io sono un uomo che lavora dalla mattina alla sera per trannanza a casa e poi sa da sentire dire certe cose. Babbo, ti ho chiesto scusa. Ascolta, il mio, il vostro per me è un caso chiuso. Passata è la tempesta, udo uccelli per festa, su su, Giacomo Liotardo. Non va. Voi non sapete che significa attra la carretta da sole. Com'è brutta attra la carretta quando nessuna mano butta no. Su su, so donne guagliarelle. Va bene tutto, va bene tutto. Ma perché non pensiamo a Nerviluccia che sono dentro, sola e piangendo? Signora! E va a chiamare signora Elvira! Vai! Signora! Signora Elvira! Mi avete chiamato! Sono che tutti abbandonati, che studiano ancora! Di quando pensi ai tradimenti del marito, e tu stendi che arrivano a spazzare, perché non piange! Non piange a mamma, non piace! Io ti faccio avere la separazione! E così ti sposi a Don Gallino. Ha fatto chiangere ancora, penso. E Viluccia a bella papà Elga. Tu non è che te lo devi sposare per forza. Tu sei libera. Anzi, lo sai che papà ti fai monaca. Così. Mi sono tornata in struga per casa. Mamma, non hai capito che tuo marito non si merita niente. Che tuo marito è un porco! Vedi Don Carlino, c'ha le prove del suo tradimento, guarda! C'ha i pantaloni che sei tolto, sono una metà svergognata! Guarda, guarda solo! Vanito! Assassino! Mamma, ma questo è un uomo d'Eduardo? No! È come possibile? Li ho presi proprio lì! Ma guardate lì! Ignazio Provolone! Ma chi stiamo caso di marito, ma? Ma io non
ci capisco più niente. Donga, vi siete sbagliati di pantalone. Ah, ecco, io quando sono andato là sopra per fare il mio dovere di padre, mi sono vestito da imperatore romano. Capisci, può fare finta che fuori tratta. Certo, ma ascoltate, tenero. E allora vedete che sia giusto tutto? Voi pare da giù, da giù. Certo, sto un po' nervoso, capito? Questa lettera qua, venga, venga. Che sente sta dottrina, la voglio leggere. Leggi, leggi. Alla letta, non avevo paura di trattare. E questa sarà qualche lettera da fare che mi ha scordato in casa. Signor! Aspetta. Caro Ignazio, mio provolone dolce e piccante, quella disgraziata di tua moglie che non muore mai, non deve impedire la nostra felicità. Tu ti devi separare legalmente e vivere con me. Ti aspetto domani a casa mia, alla faccia di quella strega di tua moglie. Non mancare tu a Zezze! Ma perché già perdi la moglie, ma così?
va pure rimedia. Ma che poco sta me? Mia moglie dove sta? Sta in la camera, che la mamma sta lì a corte, ma c'è. Ma che prima di valigia? Permettete? Voi non mi decide niente, tu E che mangia lice? Un barbino? Dove è? A me mi è venuto un blocco, ma uno quando si trova alla moglie educata come una moglie, sempre tutta accullata, sempre tutta scarnosa, e insomma non si sente incoraggiata. L'onestà è una bella virtù, compare mio, ma un po' che di civetteria e un po' che di grazia pure ci vuole in una moglie, e pure se è sposata la moglie che è con me. Baggiali, dice la compagna mia, e quello tutti i torti non li ha, e dice che voi siete troppo, siete troppo monaca, siete troppo accogliata. Esatto, quello del piatto non è cocotte. No, non dice proprio cocotte, ma certo un po' di civetteria non guasta, no? E così all'uomo viene più facile quella fantasia, quel frumento che fa succedere il fatto che deve succedere. Ah, ha detto così? Scuse, tutta scuse. Pensate invece lui a fare il marito, e invece no, è un debole, un bambino. Se no, non si faceva pure la mamma la sfida di 6 soldi. E che ha fatto l'esame? Dicevo, come so io cosa del marito? E per pulire d'accordo con mamma, volevo lo schiaffo e diceva, sarà via pazza. Ma che mi ha fatto? È certo, compagno mio, è naturale. L'homma adesso l'homma, ha da gridare, ha da rompere qualche cosa. Certe volte uno schiaffo è la più bella carezza d'amore. Snodai, da sta casa voglio vecchio. Vieni, via mamma, mi taccio a parlare. Vieni, via. Prego. 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 La vedano. Un po', vi ho sentito parlare. E si dice sull'altro fronte. Che faggiarisce. Che le dice? Ti immagino trovata a Nancia nonna che non mi ha saputo dominare. A così oggi? Sì, dice. Questa specie di non curaggia. Sì, ogni tanto mi avevano un puffettone, ma male non faceva. Puffettone? Avete capito bene? Sì, ha detto. Non mi ha fatto a strillare, a da rompere qualche cosa. Allora che si va a domandare a mia moglie? Ma se io sapevo prima ci faceva una faccia quando lo fanno. Come niente, compagno. No, niente, è una cosa fra me e me. Ho deciso. Io adesso me ne vado. Finisco di preparare tutto. Si finisce di preparare pure la ragazza. Perché Elvira viene con me. Sì. E il tuo tenitore, compagno, dove sta? Sto cagando. No, niente, non ce l'ho con voi. Ce l'ho con il semimarito di mia figlia, addosso. Se stai in da che la lavora là. Ma la chiamo, va. Vi devo dire due parole a tutte e due. E poi me ne vado. E poi andiamoci me. Aiuto! Ma che è successo? Dove sta la mia preda? Io sono il gorilla, lo stallone, il toro, il violentatore delle donne. Ma tu sei asciuto pazza! E io voglio appena sono entrata nella stanza come mi è saltata addosso. È facile che sti in casa mia. E non è questo quello che voleva. La prova della mia virilità. E io ve la do. Ma non da un mese, non da un anno, adesso, ora, portatevi 10, 100, 1000 donne! No, faccio arrivare tutte le mie chiuse davanti, dopo, bimì, nanà, fru fru, zazà, zenze! No, zenze? No, zenze? La lascia a Nero! Tu nome di tutte queste donne entrate in casa mia! Io che ti ho dato un fiore di figlio, il libate che non ha cacciato pure neanche un
un lembo di pelle, un paroso, un ciglio! Elvina! Elvina! Sì, papà! Ora che cosa tu manda? Come riesci tu combinato così? Poi, io vi denuncio! Voi mi avete cambiato la moglie! Voi tenevate una gemella nascosta e non mi avete detto niente! Perché non è voi? Non è vestita da cocotte che ti piazza? E che sono candidata al priorato di San Martino! Oh, e qui tu stai a casa, il cane sta a fuori, dai! A dopo! A dopo, madre, piace! Levo da Nanzo! Levo da Nanzo! Poverego una buffa faccia! Poverego una buffa faccia a me! Io buffa faccia a te! È stato questo un bastone! Ma un bastone è bastone! Oh, è la Luca! Voglia Luca! Zitta! No! Zitta! No! E ma che succede? Figlia! Tu hai la buccia a me! Sì! Perché io sono gloo! E l'uomo in da casa a da con mano! A da Luca! E poi, a da parata cosa? Oh, ecco! A da scatta con perché io sono un marito! Io marito e marito! O marito di tu, parevo, colori! Ma vita che! E io devo andare in da che la capa! E faccio che le capi da qua! E auguri! E figli maschio! E io rispondo con una sola parola, obbedisco, sciu-sciu, Giuseppe Garibaldi. Mia, e tu me non riuscì a farlo? Mi dà già riuscì la verità. Ma quando la rode che riuscì a e tu hai più bene. E allora tu trovo un granato con il mio sogno. Oh!